Cartellone di primo piano per la 43esima edizione dei premi Flaiano. Anche quest'anno il grande cinema si trasferisce in riva all'Adriatico. Con le proiezioni al Multiplex Arca, a partire dal 23 giugno e fino alla fine del mese, che in un crescendo accompagneranno verso la serata finale del 3 di luglio, all'Anfiteatro D'Annunzio di Pescara, quando ci sarà la consegna dei premi. Leitmotiv di quest'anno: offrire al pubblico un mix accattivante di intrattenimento e cultura. Sono 41 film. Quasi tutti provenienti da festival, premiati ai festival, e la preapertura sarà con Il Condominio dei Cuori Infranti, che è un film delizioso, un bellissimo film francese, e l'apertura vera e propria sarà con Pericle in Nero, che ha avuto un grande successo al Festival di Cannes e poi in sala, con la presenza del Stefano Mordini, che è il regista, e Riccardo Scamarcio, che non è solo il protagonista ma anche il coproduttore del film. Camarcio, saranno presenti tutti e due a Pescara, quindi chiaramente c'è anche un po' di glamour in questa prima fase, poi aspettando ovviamente i premiati. Come al solito, letteratura, cinema, teatro e televisione, con dei premiati che abbiamo individuato, ci hanno già dato il loro consenso, ma ovviamente li dovremo dire tra una settimana, 10 giorni.